La falce è il luogo dove è nata la città. Perciò abbiamo fatto anche una cosa molto interessante qualche anno fa, nel ruolo che avevo prima, abbiamo fatto il patto della falce, che dovete sapere che è una cosa veramente importante, perché che cosa fare di questa zona da qui fino a quella zona dove c'erano una volta i Rom, miei amici, e che ora c'è quel giardino. Ecco, tutta questa zona sono chilometri, noi abbiamo messo nero su bianco di fare un parco archeologico e naturalistico, che vuol dire che diventa il nostro Central Park, anzi più bello, perché New York non è così, dal punto di vista naturalistico, così bella. Speriamo che questo sia l'inizio di un processo di valorizzazione che consenta a Messina di riappropriarsi di questa zona, per riportarci sia delle attività ricreative ma anche delle attività turistiche, e soprattutto cercare di creare le condizioni perché da un lato ci si possa divertire e dall'altro si possa lavorare. Premetto che parlare in pubblico non è esattamente il mio forte. Grazie. Quindi niente, un ringraziamento chiaramente a tutti per essere intervenuti, come dicevo, per me e per la società che rappresento è un piccolo sogno che si riuscire ad avere un campo libero a Messina dove poter giocare, dove poter fare quello che a molti di noi, dei nostri ragazzi piace fare, cioè giocare a pallacanestro, è veramente un sogno. Renato Accorinti, c'è un sacco di gente, c'è un bellissimo clima, cosa rappresenta per la città questo campo? Rappresenta tanto, ci sono molte cose insieme, non è un fatto solo sportivo, questo è chiaro. Intanto è proprio la sete di voglia di fare, intanto che arrivi a termine un percorso, una lotta, una battaglia, un qualcosa che può diventare buono per la collettività. Questo è un luogo che sicuramente farà bene non solo a un bambino, a un ragazzo, a un adulto, e già anche chi fuori che guarda gente giocare farà bene. Intanto rivive un pezzo di città che era abbandonata completamente. Qua probabilmente molta gente manco ci è arrivata da messinese. Perciò noi abbiamo fatto rivivere un luogo, tra l'altro straordinario, è bastato però metterci chiaramente un bel po' di energia. Poi sappiamo benissimo che lo sport è una delle cose più socializzanti, più forti, dobbiamo imparare dallo sport anche a perdere, perché è una bella esperienza di vita che uno si deve sapere rialzare dalle sconfitte, perché la vita non è tutta in pianura, è in discesa, ci sono le salite, ci sono le cadute, e però ecco, lo sport è questo, e quando lo sport abbini anche il pensiero di non stare di fronte a eventi che non ha importanza se è New York, se è successo negli Stati Uniti, in Sudafrica, i principi e i valori valgono per tutti, e non è solo dell'antirazzismo, ma per quelli che sono i diritti umani. E devo dire che dopo il 47, dopo la guerra, dal 48, oltre alla nostra bella Costituzione, e voglio dire, c'è stata la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, l'ONU, sono basati sui principi e sui valori più importanti degli uomini. Andrea Argento, capogruppo del Movimento 5 Stelle, cosa rappresenta per la città l'inaugurazione di questo campo sportivo e perché è importante? Rappresenta un momento straordinario, a prescindere dal dono in sé, che già è qualcosa di eccezionale. Pensare che un ex primo cittadino ha donato questo campo dalla sua indennità è qualcosa di straordinario e che ci fa assolutamente piacere. Ma poi aver regalato un posto dove poter fare sport, che ce n'è tanto bisogno in questa città, ed è un'esperienza che spero si possa ripetere anche in tante altre zone, in tanti altri quartieri, ed è un po' quello che abbiamo sempre auspicato anche noi, e per questo facciamo assolutamente i complimenti per l'iniziativa. Oltretutto c'è una importante finalità sociale, un campo dedicato a George Floyd, un campo che evoca quella che è la lotta, un sentimento al razzismo che speriamo possa estinguersi quanto prima possibile da questa terra e lasciare spazio ad altri sentimenti molto ben più importanti. Quindi è semplicemente un'iniziativa lodevole, un'iniziativa che merita un plauso da tutti noi per entrambe le cose che ho detto, sia quello che è la lotta al razzismo, sia quella che è la finalità sportiva di questo spazio.
Niente, l'impegno è stato di lasciare queste scritte all'inaugurazione come denuncia, perché devono essere viste dalle persone, ma non per odiare noi poi chi ha fatto le scritte, ma perché dobbiamo sapere che esistono anche delle persone che non hanno fatto un percorso educativo serio, non sono stati magari fortunati e hanno dei concetti che sono veramente disumani, devo dire. Noi abbiamo chiesto alla polizia di lasciare queste scritte fino ad oggi all'inaugurazione, e noi fra poco quella scritta "gli italiani muoiono e voi pensate ai negri", questa scritta qua verrà cancellata subito, e poi l'autore, che è Daniele, che ha fatto questi capolavori, si metterà all'opera a cercare di riparare queste scritte dove hanno messo "criminale" sulla faccia di Martin Luther King e di George Floyd, e "Aryan" a posto di "Black Lives Matter". Perciò le faremo a breve, e poi faremo un'altra inaugurazione con tutto, diciamo, con la partitella anche inaugurale, giusto? E faremo la partita inaugurale con ragazzi di nazionalità diverse, proprio per un messaggio, ovviamente, di unire e non dividere. Grazie.